Un altro venerdì con Richard Benson, ormai in maglietta perché comincia a fare caldo. Io devo dire pure l'altro giorno in Rai, vestito tutto di pelle così, capito? Era molto antipatico perché sì, sotto i quarzi, le luci, le cose, le varie prove del giorno prima e varie altre cose, si comincia a sentire caldo, per cui dovrete abituarvi a vedermi anche in maglietta perché comincio a sentire caldo, eh? Anche se ho una collezione di circa 300 giubbotti diversi, volevo far vedere le ultime creazioni. Però sta arrivando l'estate, no? E noi riusciamo a trasferire, anche a cambiare l'inverno in estate, qui a Televita, no? Vi ricordo sempre con Richard Benson su Televita, il mercoledì alle 22.05... e il venerdì alle 22.35. Ricordo Richard Benson su Rai 2, in stile libero, che è stato spostato leggermente più in avanti d'orario, sempre il mercoledì, dove per un caso fortuito sto raggiungendo un picco molto alto, quasi inaspettato. A me fa piacere perché sono libero. Tutto quello che voi vedete sul libero è vero, non è inventato, non è stato programmato da Rai 2. Rai 2 mi ha detto delle direttive, così. Poi io quando mi butto a terra, urlo, prendo a botte il boccia, eccetera, quello è tutto vero. Sembra finto, sembra uno scherzo. Ma le 470 persone in sala lo sanno che non è uno scherzo, lo vedono veramente. Per cui chi pensa che sia una specie di fiction, satira, divertimento, con me si sbaglia, lo sarà con gli altri, ma con me no, con me è tutto vero, tutto quello che voi vedete è vero. Io vorrei cominciare questa sera ricordando però Angelo Carpenelli a Via delle Albizie 22, il nostro sponsor. No, potete chiamarlo quando volete, Angelo vi fa sentire tutti i dischi, ho fatto vedere l'altra volta tutti i dischi che ho sul tavolo, ecco, non ve li faccio vedere, se no magari mi toglie tempo, però ecco, veloce, no, i Saxon ultimo, questo qua, l'ultimo degli Halloween, i Domine, i Tarot, i Therion che ho già messo, Massimo Izzani molto bravo e i Dorothy un altro gruppo buono, non è che mancano i dischi, è che manca il mio credo in certi dischi, allora metto i dischi in cui credo, anche se poi in questo non credo totalmente, però ci sono due pezzi che vi voglio far sentire e il primo pezzo è proprio questo e loro sono i Pain of Salvation. Sempre con Richard Benson il venerdì alle 22.35, ricordo sempre l'altra trasmissione, sempre su Televita alle 22.05 del mercoledì. Oggi siamo venerdì 2 marzo e ricorre una data per me spiacevole. Un anno fa moriva il musicista amico Gianfranco Esposito, e moriva lo stesso giorno una donna che sicuramente avete conosciuto in tanti ed era una mia amica al Piper, Jenny Tamburi, lo stesso giorno. È già passato un anno, ok. Comunque, continuiamo, la vita continua. E continuando con la vita, avendo una cosa come 500 siti internet che si occupano della mia persona, i miei collaboratori, perché io non ho tempo, mi fanno vedere a volte, come l'altra mattina, varie situazioni, no? Varie cose che si dicono completamente astruse, però chi se ne frega, io me la rido, no?
Dicono tante cose che non corrispondono a nessuna verità, però, capito, uno si fa una bella risata e finisce tutto là, chissà quanto me ne frega a me quello che raccontano, che ne sanno di me, ma che ne sanno di me, ma chi sa niente di me, manco la mia donna mi conosce, capito che te voglio dire? È difficile entrare nella mente di Richard Benson. C'è un sito dove dice Richard Benson si confonde. Allora io voglio dire questo. Se ho detto una cosa, no? Tanto per specificare, non è che mi ha dato fastidio questo, no? Però lo voglio specificare perché mi sembra che la gente ormai sia arrivata a un punto finale, sia arrivata proprio alla frutta col proprio cervello e da lì raccontarvi un'altra storia! Avete capito? Vi devo raccontare un'altra storia! Se all'inizio una persona si dimostra gentile, volenteroso, bravo nel lavoro, eccetera, e ne parlo bene in televisione, quando si mostra tutto il contrario e mi fa veramente schifo, e chiaramente in televisione parlo di questo schifo aberrante che sento per questa persona, è chiaro che mi contraddico, ma è logico, no? Vi voglio raccontare una storia. C'era uno che era sempre seduto sulla scalinata dell'Accademia delle Belle Arti e faceva tanti bei disegni e stava sempre lì tutti i giorni e fa tanti disegni e tanti dipinti, no? Poi chiedere di essere ammesso alla commissione per essere accettato nell'Accademia. Viene purtroppo rifiutato dall'Accademia. Lui però non si dà per vinto. L'anno dopo, tutti i giorni, siamo in Austria, sta sulla scalinata sempre dell'Accademia, diciamo, di Belle Arti di Vienna, a disegnare e a dipingere vari quadri, varie soluzioni e varie altre cose. Per la seconda volta, il secondo anno, fa un altro esame per essere riammesso nuovamente nella sezione, appunto, di apprendimento del Belle Arti di Vienna. Di nuovo non viene ammesso. Questa persona era una persona molto timida, molto riservata, è anche molto gentile, non aveva amici, non aveva una ragazza e stava sempre per conto suo. Una sera, capita in una taverna dove, sapete, i viennesi bevono birra, si ubriacano, si divertono. E lui va a prendere un boccale di birra, no? Sempre molto riservato, sempre il massimo della gentilezza, sempre molto molto timido. C'è tutta questa confusione di gente che beve, che ride, che urla, eccetera, eccetera. A un certo momento comincia a parlare uno di questi semi-umbriachi su un palchetto antistante fatto di legno. Proprio in quel momento scatta qualcosa nel suo cervello. Allora anche lui si contraddice. Perché da quel momento scatta una molla nel suo cervello. Va sul palchetto della taverna dove erano tutti ubriachi
e comincia a parlare. Parla per circa 4 ore. La gente non beve più, la gente rimane impietrita a sentire i suoi discorsi. Aveva vinto qualsiasi tipo di timidezza e si era accorto finalmente del potere che aveva sulla mente delle persone. Lui si chiamava Adolf Hitler. Andiamo avanti con i Pain of Salvation. Ecco, Pain of Salvation, il pezzo lento. A questo punto un altro pezzo lento, molto bello. Si parla di Neil Morse, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, da non confondere con Steve Morse. Neil Morse, chitarrista con Mike Portnoy, grande amico di Mike Portnoy, il chitarrista preferito di Mike Portnoy, tant'è vero che ha fatto i Transilvania con lui, poi è il nuovo chitarrista degli Osi con Mike Portnoy, poi con Mike Portnoy, batterista dei Dream Theater, lo ricordo per chi, pochi che non lo sapessero, ha fatto il trio insieme per fare le cover di pezzi famosi, poi non solo aveva il suo gruppo gli Spock Bird che ha lasciato e ha fatto un numero
molto vasto di dischi solistici. Questo è l'ultimo in anteprima. C'è un pezzo dedicato a Gesù, mi stai facendo cenno, peccato perché c'era l'ultimo pezzo. Sentiamo questo lento allora. Allora oggi è una trasmissione lenta, la prossima volta volevo far sentire la combinazione, però se vi ricordate, venerdì scorso avete sentito Neil Morse, sempre dallo stesso disco, in un'altra veste, in una veste strumentale micidiale. Sono pezzi lunghi 29 minuti l'uno, per cui ci stanno vari estratti e questo è l'unico brano, il terzo, che parla di Gesù. Io dice vorrei morire con te sulla croce, io vorrei aprirti la porta, parlarti, capito? Cioè lui ha qualcosa di dentro che è cambiato già dal disco precedente, capito? Si è messo in congiunzione con questo misticismo esasperato che fa parte di lui e crea le sue composizioni, almeno dal punto di vista d'autore, autore di testi, su queste storie legate soprattutto a Gesù. Forse se ne è parlato troppo, forse dopo il film di Mel Gibson, che ha raggiunto il massimo, non si potrà fare più niente su Gesù, sembrerà tutto ridicolo dopo. Però c'è sempre qualcuno che si affida ad una mano, no? E lui ha bisogno di aggrapparsi nel morso a qualcosa, e in questo caso si aggrappa fortemente, appunto, alla sua vestale. Ciao a tutti!